ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Anche oggi ho deciso di registrare un simil vlog, visto che l'ultimo che ho pubblicato vi è piaciuto un sacco, quindi ho pensato di riproporlo. E poi tra l'altro oggi sono a casa, quindi ho il tempo proprio per dedicarmi a questo. Stamattina mi sono svegliata abbastanza presto, anche se sono ancora struccata, e tra l'altro circa già mezzogiorno, mi sono passate un po' di ore in realtà da quando mi sono alzata. Non sono ancora truccata perché in queste ultime settimane mi sono arrivati diversi prodotti, tra cui la maggior parte prodotti di skin care, e alcuni li voglio provare con voi oggi per la prima volta, quindi è per questo motivo che ancora non sono truccata. Dopo comunque vi faccio vedere per bene tutto quello che ho ricevuto. Comunque stamattina mi sono svegliata abbastanza presto perché è venuto il tecnico a prendere le misure per installare la stufa pellet. So che non è il periodo migliore adesso perché sta arrivando l'estate, quindi sicuramente la stufa non ci servirà nei prossimi mesi. Abbiamo deciso di farla installare in questo periodo innanzitutto perché siamo fuori stagione, quindi magari riusciamo ad avere uno sconticino in più rispetto ai prezzi standard, e poi perché in realtà quando abbiamo arredato tutta la casa, quando abbiamo iniziato i lavori, non ero ancora sicura di quello che volevo vedere l'ambiente arredato e poi decidere in un secondo momento cosa andare a mettere come stufa pellet, perché l'indecisione era tra la classica stufa pellet oppure l'inserto pellet. La stufa la metteremo, qui adesso vi faccio vedere, andrà posizionata contro questa parete perché è già predisposta. Qui sotto vedete che ci sono le griglie, una è qui e una è lì sotto, quindi è già predisposto per andare ad inserire la stufa. In questi mesi, per andare a riempire questa parete che era completamente spoglia, perché qui abbiamo la porta, il citofono, una luce, poi non c'era nulla, per dare un po' di colore, per riempirla abbiamo messo questo scaffale che abbiamo comprato da IKEA, c'è sia nero che bianco, abbiamo scelto di farlo nero per dare un po' di colore all'ambiente, per avere un po' di contrasto, e davvero mi piace molto, quindi sicuramente quando poi andremo ad eliminare questo mobiletto per fare la stufa, questo o lo porterò in taverna oppure lo metterò in un altro angolino qui in casa. L'indecisione adesso è quella se mettere la stufa pellet, comunque quelle stufe di design che sono strette, visto che comunque qui non abbiamo, cioè essendo l'ingresso e poi qui c'è il tavolo da pranzo, non volevo andare a riempire troppo con una stufa molto ingombrante, quindi volevo qualcosa di minimal, di pulito, bello poco profondo e magari un pochettino più largo, un po' come il mobiletto, più o meno di queste dimensioni. Però c'è un problema, in quanto questo buco è stato fatto troppo in alto, quindi dovremmo spaccare tutto e portarlo qui in basso, e mi sa che è un lavoro un po' troppo impegnativo, quindi alla fine credo, ancora non abbiamo deciso al 100%, però crediamo di andare a mettere l'inserto più o meno a questa altezza, quindi creare un inserto qui e poi andare semplicemente a chiudere tutto attorno con il cartongesso, facendo una cosa fatta bene, un po' come è stato fatto per la cucina, perché anche intorno alla cucina qui abbiamo fatto realizzare questa parete in cartongesso, e volevo fare un po' la stessa cosa anche qui. Queste sono le opzioni a cui stavamo pensando: uno è questo inserto, l'altro era questo qui, oppure anche questo rettangolare, mentre per quanto riguarda la stufa vera e propria, una cosa di questo tipo, pensavamo una cosa così, pulita, non nera ma bianca, però vedete, bella, poco profonda, che quindi ci sta sulla parete, anche se, ripeto, alla fine credo di andare sull'inserto, che è tipo una cosa di questo tipo, che mi piace di più esteticamente come sta poi nell'ambiente. Adesso, prima di tornare in bagno e magari farmi anche un po' di piastra, perché mi sono lavata i capelli una mezz'oretta fa, ma li ho semplicemente asciugati velocemente con il phon e non sono proprio perfetti. Comunque, prima di andare in bagno, sistemare i capelli e farvi vedere tutti i prodotti che ho ricevuto e provare qualche prodotto di skincare, devo sistemare perché ho fatto colazione qui al computer prima e devo ancora sistemare tutto, quindi riorganizzo tutto per bene e poi ci dedichiamo alla skincare. Questo è Ste che mette il lavastoviglie, le tazzine nel lato sbagliato, quindi rimane dentro tutta l'acqua. Vabbè, è bravo, non c'è assolutamente nulla da dire perché mi sistema sempre tutto, però a volte in lavastoviglie trovo delle cose messe nel modo sbagliato e quindi restano bagnate, si riempiono d'acqua. Uomini,
Io ragazze adoro la lavastoviglie, la utilizziamo praticamente ogni giorno, è la nostra alleata. La facciamo andare circa ogni 2 giorni in realtà, perché la carico per bene e poi la faccio andare la sera prima di andare a letto ed è fantastica, è davvero la mia alleata in cucina, non potrei farne a meno. E adesso dobbiamo acquistare la lavatrice, perché ancora non abbiamo la lavatrice. A proposito di lavatrice, sto registrando un video, sto preparando un video per la lavanderia che vedrete molto più avanti, non vedo l'ora. Adesso continuo a sistemare tutto qui e poi andiamo in bagno, così inizio a sistemare un po' questo visino che ha bisogno un po' di skin care, perché sono nel periodo del mese un po' così e sono comparsi un po' di profumetti, vabbè. Eccomi finalmente pronta per dedicarmi alla skincare. Tra l'altro è passato anche un po' di tempo perché la batteria si è scaricata, quindi l'ho dovuta mettere sotto carica. Sono circa 1:30 e ancora non ho pranzato, ma fa niente, dettagli. Tra i tanti prodotti che ho ricevuto in quest'ultimo periodo, la maggior parte sono di Pixi, ho deciso di provare oggi con voi per la prima volta questi 2 prodotti che ancora non ho provato e che mi incuriosiscono un sacco. Questa è la maschera peel off per la zona T con avocado e tè verde, quindi indicata per i punti neri, per andare a purificare insomma la parte più grassa del viso. E poi voglio provare, mi incuriosiscono un sacco questi patch per gli occhi che vanno ad idratare ed a sgonfiare insomma questa zona. Come prima cosa vado a provare i patch per gli occhi, all'interno ci sono 60 patch, quindi per 30 applicazioni. E qui, voilà, ci sono tutti questi patch, guardate, imbevuti di prodotto. Quindi ne vado a prelevare uno e lo vado ad applicare sotto l'occhio, vediamo. Ok, è super fresco, la sensazione è bellissima e sicuramente sarà ancora più piacevole quando farà un po' di caldo, perché ultimamente, non so da voi, ma qui da me, vediamo se riesco a prenderne soltanto uno, ok, qui da me ultimamente ragazze c'è un tempaccio davvero schifoso, il sole non sta più tornando, continua a piovere, sono giorni e giorni che sta continuando a piovere. Ok, li ho posizionati, adesso li lascio in posa, vediamo se c'è scritto per quanto tempo. No, li lascerò in posa per circa 15 minuti. Visto che sono già 2:30, ne approfitto e faccio e pranzo. Ho messo a cuocere questa paella che prendo surgelata solitamente, ma è buonissima, davvero mi piace un sacco. Quindi quando sono di fretta o comunque non ho molto tempo per cucinare, perché sono presa con altre cose, faccio sempre questi piattini un po' veloci che sono la salvezza. Sono tornata in bagno perché sono passati 15 minuti, infatti il prodotto si è asciugato, è stato assorbito quasi completamente, quindi vado a rimuoverle. Una e due. E poi vado sempre con le dita a massaggiare il prodotto rimasto per bene sulla zona del contorno occhi. E mi piace molto anche il risultato che mi ha dato, perché mi pare che mi abbia un po' sgonfiato, comunque attenuato le occhiaie. E poi questa parte qua è molto molto morbida, quindi super super approvato. Adesso faccio la maschera peel off per la zona T e poi vado a pranzare, perché sicuramente il riso a questo punto sarà quasi pronto. Vado a mettere il prodotto sul mento, guardate che bel colore, è verde ma sembra quasi un verde fluorescente. Ne metto un pochettino qui e poi ne metto un po' sul naso e poi ne metto un pochettino anche qui sulla fronte. Sono andata semplicemente a disegnare un piccolo triangolo. Adesso questa è da tenere in posa, non so perché non lo scrivono, utilizzare una o due volte a settimana, ma non c'è scritto per quanto tempo bisogna tenerla in posa. Vediamo un po', finché non si assorbe completamente. Nel frattempo anche il risotto si è preparato, quindi adesso pranzo perché ho strafame. Buon appetito! Sono passati circa 15 minuti e la maschera sul mento e sulla fronte è completamente asciutta, mentre qui leggermente al lato del naso è ancora un pochettino umida.
Qua, come potete vedere, ha già iniziato a staccarsi, quindi vado a rimuoverla. Voilà. E devo dire che viene via anche completamente, non è rimasto nessun residuo. Adesso passo alla fronte. Questo rumore è troppo da ASMR. Devo dire che non fa neanche troppo male. Ne è rimasta un pochettino qui, che non è venuta via benissimo. Ok. E adesso passiamo al naso. Anche qua devo dire che viene via molto molto bene. Voilà. È rimasto qualche piccolo residuo qui sul naso, ma in realtà è perché non si è asciugata completamente. Ho il naso, ragazze, però super morbido. Anche il mento. Sì, mi ha lasciato la pelle molto molto morbida. Punti neri non mi sembra di vederli, anche perché, guardate, la maschera è di questo verde super super chiaro, quindi si fa anche fatica in realtà a vedere i punti neri, che si vedono molto meglio o su una striscietta bianca o ancora di più su quelle nere. Adesso vado a mettermi la crema viso, mi trucco e poi faccio vedere tutti i prodotti che ho ricevuto in queste ultime settimane. Ok, mi sono truccata, questo è il trucco che ho fatto oggi, molto molto veloce, e qui ho preparato tutti i prodotti che mi sono arrivati in queste ultime settimane. Direi di partire da questa box che mi è arrivata da un mesetto circa. Infatti il prodotto che è all'interno l'ho già utilizzato, ma sono andata a metterlo per farvi vedere bene come arriva, come mi sono arrivati tutti i prodotti, però ripeto, alcune cose le ho già usate, ma sono andata a riconfezionarle, diciamo così. Allora, questo pacchettino arriva da Mercy Andy, tra l'altro confezionato benissimo, perché guardate un po' qua, ci sono tutti questi nastrini, diciamo, olografici, davvero bellissimi. E all'interno c'è questo prodotto che si chiama Slime. Guardate che colore meraviglioso. In sostanza si tratta appunto di un semplicissimo gel doccia, quindi da utilizzare sotto la doccia, che però a toccarlo così sembra di quasi di toccare uno slime, è molto molto gelatinoso, e poi ovviamente sotto l'acqua si trasforma in schiuma. È bellissimo, per, secondo me, da utilizzare magari con i vostri bambini, con le bambine, perché molto simpatica come cosa. Ha un profumo super super piacevole, i glitter restano sul corpo quando ci si insapona, poi ovviamente una volta che si risciacqua il tutto non restano sul corpo, però lo trovo davvero molto carino, magari appunto da regalare a dei bambini o a delle ragazzine, proprio perché riproduce un po' lo slime, è molto simpatico. Poi passiamo a questa pochette che mi è arrivata da L'Oreal. Anche questa mi è arrivata ormai circa 3 settimane fa, credo, e all'interno ci sono i nuovi correttori infallible in tutte le colorazioni. Alcuni li ho già utilizzati. All'interno c'è anche la brochure. In sostanza si tratta di correttori molto molto coprenti, infatti poi dicono massima copertura, massimo applicatore, waterproof per una tenuta fino a 24 ore, copre le occhiaie e corregge le imperfezioni del viso, ha infallible come te. E ci sono appunto, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colorazioni, e mi piace molto questo prodotto. Ed essendo super super coprente, ne vado ad utilizzare davvero davvero pochissimo, perché copre un sacco. Queste sono tutte le colorazioni che hanno fatto, partendo dalla 325, questa, la più chiara, che è troppo chiara per me, fino a questa che è la colorazione 343, che è decisamente scurissima. Infatti questo colore, ma così come questo, che è il 338, probabilmente non li utilizzerò mai perché sono davvero super super scuri. E invece queste sono le colorazioni, diciamo, aiuto, un pochettino più portabili. E i colori che sto utilizzando adesso sono questo, che è il 327 cashmere, che è quasi perfetto per il mio colore di pelle in questo momento. E poi ho utilizzato anche questo nella colorazione 329, che è appena appena troppo scuro attualmente, quindi il colore migliore per me adesso è il 327. Gli altri sicuramente saranno più indicati con l'abbronzatura, che spero arriverà presto.
volendo questo un pochettino più scuro, non la versione super scura, super scura, ma questa, la numero 338 Honey, è sicuramente, si potrebbe tranquillamente utilizzare secondo me per andare a fare un po' di contouring, utilizzare un prodotto in crema. A volte mi capita quando mi mandano colorazioni così scure o come fondotinta o come correttore di utilizzarli magari per fare un pochettino di contouring e per scaldare leggermente l'incarnato. Mi è capitato di utilizzarlo ogni tanto così. Nel frattempo è venuta qui anche Gioia a farci compagnia e ascoltare un po'. Poi passiamo, restiamo sempre a tema L'Oreal, quindi vi faccio vedere questa box rossa, bellissima, dove all'interno ci sono le loro nuove tinte labbra. Salute Gioia! Salute! E voilà, guardate un po' qua che meraviglia di colori. Ci sono colori molto più portabili come questi centrali sul rosa, sull'aranciato. Ad esempio oggi indosso questo che è il numero 114. Questo è un colore che sto utilizzando tantissimo in questi ultimi giorni. Ho provato fino adesso questo, che è questo bellissimo rosso ciliegio che mi piace tanto. E poi ho provato questo, il classico nude, nella colorazione 110. Tutti gli altri invece li devo ancora provare, anche questo devo dire che è molto buono, mi piace molto come colore. Tutti gli altri, ripeto, invece li devo ancora provare, sono parecchi. Ad esempio questi sul marroncino non mi convincono molto, come questi sul viola, perché non sono colori che in realtà io porto solitamente. Questi invece centrali sono più, insomma, li preferisco. Sono quindi delle tinte labbra matte con meno texture ma più colore. Infatti ho notato che con una sola passata, vi apro questo, che è quello che ho già aperto, con una sola passata il colore è già bello bello pieno, non si sente assolutamente sulle labbra, dura diverse ore. Poi ovviamente ho notato che se mangio, se bevo qualcosa o comunque se lo indosso da 3-4 ore, nella parte centrale delle labbra ovviamente il colore perde, mentre resta il colore sul bordo, quindi è da ripassare nel corso della giornata. Però mi piace un sacco la tenuta che dà sulle labbra. L'applicatore è fatto in questo modo, leggermente affusolato sulla punta, quindi è perfetto anche per andare negli angoli laterali delle labbra senza fare troppe sbavature. Mi piace molto, e anche il profumo è davvero piacevole. Poi passiamo a Pixi e parto da questa scatola più grande, che è quella che mi è arrivata prima. Esatto, mi è arrivata anche questa credo ormai da un paio di settimane, se non di più, anche 3 settimane. Come sempre i loro pack sono bellissimi, sono sempre giganti. All'interno di questa meravigliosa box, voilà, aiuto, è gigante, pesa anche un sacco, ci sono diversi prodotti di skincare. Poi qui c'è addirittura la frecciatina che indica quale prodotto utilizzare, molto carina come cosa. Partiamo da questo primo prodotto che ho già utilizzato diverse volte. Questa è la Glow Mood Mask, una maschera all'argilla da tenere in posa per 15 minuti, una maschera purificante. Questa si può utilizzare la sera prima di andare a dormire o comunque anche la mattina quando preferite, 2 o 3 volte a settimana. Mi piace molto perché va a purificare e a pulire per bene la pelle. Poi c'è questo peeling, questo prodotto l'ho già provato e l'ho già anche terminato, io ho anche la scorta di questo se non ricordo male, perché quando mandano i prodotti Pixi mandano sempre davvero una quantità immensa di prodotti da provare. Infatti se non ricordo male di questo prodotto ho diversi doppioni. Questo è semplicemente un peeling, quindi un piccolo scrub che si fa al viso, da utilizzare anche questo 2-3 volte a settimana. Il profumo non è super piacevole di questo prodotto, devo dire, però il suo effetto lo fa. Poi ci sono loro, che non vedo l'ora di provarle, ovviamente stasera questa una me la faccio. Sono delle maschere in tessuto di Pixi, maschere in tessuto non ne avevo mai provate, questa è la prima volta. Sono delle maschere schiarenti, ce ne sono 3, da tenere in posa anche queste, soliti 15 minuti. Poi abbiamo qui il prodottino che abbiamo utilizzato prima, quindi è la maschera peel off per la zona T, olografica, perché ha un colore pazzesco e che mi è piaciuta molto, indicata per i pori. Poi c'è questo panno, carinissimo e super super morbido, questo è perfetto per andare magari a rimuovere le maschere in crema senza sporcare 1000 asciugamani, perché io
sto molto bene, sporco sempre tutto quando rimuovo le maschere, chissà perché. E poi l'ultimo prodotto che abbiamo visto prima, quindi vado molto veloce, i patch per gli occhi. Questa box è davvero bellissima, ci sono un sacco di prodotti che, ripeto, mi sono piaciuti, quelli che ho provato mi sono piaciuti tutti. Poi, prima di passare all'altra box di Pixi, passo a questo borsone che mi è arrivato da Wilkinson. Quindi all'interno ci sono dei prodotti, dei rasoi in sostanza. La borsa, carinissima, perfetta sia per la spiaggia, per la piscina o anche per la palestra, rosa. Come primo prodotto abbiamo questo rasoio. Rasoio con 4 lame, a volte da sapone, per creare schiuma e radersi in un unico gesto. La schiuma è realizzata con latte di cocco e olio di mandorle e questo è fantastico, secondo me è perfetto da utilizzare quando si è di fretta, quindi non si ha tempo di fare la doccia, perché io di solito se utilizzo il rasoio mi trovo molto più comoda a farlo sotto la doccia. In questo caso, andando a creare la schiuma da solo, si può utilizzare, diciamo, anche in velocità, se appunto si siete di fretta, senza necessariamente andare sotto la doccia. Voglio subito provarlo. Poi c'è questo qua, Hydro Silk. Questo qua che cos'è? Sempre un rasoio con burro di karité, con 5 lame, esatto, è rasoio con 5 lame e siero idroattivabile per una rasatura ravvicinata. Questo però credo che sia necessario utilizzarlo sotto l'acqua, penso proprio di sì. E poi ci sono questi semplicissimi rasoi classici. Sono curiosa, quelli che mi incuriosiscono di più in realtà sono questi due, ma forse tra i due il primo che vi ho fatto vedere è quello che mi attira di più. Li proverò e vi farò sapere. Poi, oltre a tutti questi prodotti alla borsa, mi hanno mandato anche questa carinissima agenda bianca, semplicissima agendina che utilizzo un sacco, quindi mi verrà sicuramente molto utile. Poi, ultimissima cosa che mi hanno mandato è questa chiavetta USB rosa, fantastica. Poi passo a Pixi, un'altra box che mi è arrivata questa recentissimamente, tipo 3 giorni fa. E voilà, guardate qua che meraviglia di prodotti. Partiamo dal primo, questo è un... tra l'altro sto notando che c'è il tappino rotto, quindi non sta perfettamente chiuso. Comunque questo è un classico, è gel detergente idratante, quindi da utilizzare per lavarsi il viso. Appena finisco l'altro che sto utilizzando, il Glow Mood sempre di Pixi, proprio questo. Poi vabbè, il famosissimo, super conosciuto, super apprezzato Glow Tonic, fantastico. Questo è un tonico esfoliante senza alcol e io lo adoro, è uno dei miei preferiti. Poi c'è questa super novità che è il Glow Tonic Siero, quindi è un siero che va ad esfoliare delicatamente, da quello che ho letto, che va a idratare e nutrire la pelle. Sono curiosissima di provarlo proprio perché il Glow Tonic mi piace un sacco, quindi sono curiosa di provarlo anche sotto forma di siero. Poi abbiamo questo che è un gel che va a ripristinare il pH naturale della pelle. È un gel anche questo realizzato con l'aloe vera, così come il Glow Tonic Siero. E questo è un gel idratante, riequilibrante e che va appunto a ripristinare il pH naturale della pelle da utilizzare dopo il tonico. E poi l'ultimo prodotto è questo, e questo mi ispira un sacco, specialmente per il suo perfetto, adesso vi faccio vedere. Questo è uno stick idratante che si può utilizzare sul viso, sulle labbra, ma anche su tutto il corpo. Ed è appunto pensato da portarsi in viaggio perché è molto compatto, mi incuriosisce un sacco, quindi non vedo l'ora di provarlo e sicuramente lo porterò con me durante i viaggi, insomma quando mi capiterà di fare un viaggettino, questo sarà sicuramente nel mio beauty case. E adesso mi manca da mostrarvi quest'ultimo prodotto, questa meraviglia che mi è arrivata da Benefit. Innanzitutto fantastico questo super mega bicchierone con la cannuccia, tutto rigorosamente rosa, classico di Benefit. E all'interno ci sono le nuove matite per le sopracciglia in 5 colorazioni diverse. E abbiamo la colorazione 3, che è praticamente il colore che sto utilizzando adesso. Poi abbiamo la colorazione 2.5, 2.75, 3.75, la 3. E poi abbiamo la colorazione grey, che è quasi un grigio. Cool grey, vediamolo.
Comunque queste matite di Benefit io le adoro perché sono super precise, con questa punta super sottile. Si riesce a disegnare per bene peletto per peletto, riempire per bene tutte le sopracciglia. Sì, questa è decisamente grigia. Proviamola. Sì, questa è proprio una matita grigia che non è molto indicata, insomma, per i miei colori. E dall'altra parte c'è ovviamente il pettinino per andare a pettinarle. Ok, vi ho fatto vedere tutte le cosine, sì, che mi sono arrivate in queste ultime settimane. Adesso vado a riorganizzare tutto e poi, non so se si intravede dall'inquadratura, ma mi sembra di no, alla fine mi sono decisa e ho portato giù il computer, quindi l'ho riportato qui sulla scrivania al suo posto, perché è qui che deve stare, così sono anche molto più comoda ad editarlo. E quindi faccio vedere come ci sta. Finalmente questa scrivania adesso è tornata ad essere una vera e propria scrivania, perché il computer l'ho portato giù e ci sta sicuramente meglio qui e io sono anche molto più comoda. Quindi probabilmente nei prossimi video proverò a creare una nuova postazione video, magari giro la sedia da questa parte e come sfondo tengo questo, visto che c'è comunque la lampada e solitamente mi piace sempre accendere una lampada alle mie spalle. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se secondo voi questo angolino potrebbe essere l'ideale come postazione per i prossimi video. Poi in realtà la scrivania l'ho tenuta molto molto minima, giusto con due cose: la lampada, questi due washi tape che ho preso da Maison du Monde, computer e poi portapenne con tutte le penne, le forbici, gli evidenziatori, insomma un po' di cosine carine. Mi piace molto così e devo dire che ci sta decisamente meglio contro il muro rispetto a come era prima messa di lato, rivolta verso la finestra, così è sicuramente più ordinata. Mi piace molto, molto di più così. Nulla, io spero che questo video vlog, simil vlog, spacchettamento vi abbia tenuto compagnia. Se è stato così, mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte per vedere tutti i prossimi video. Vi mando un mega bacio, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!